Luca Clemenza, allora io direi di partire da questo Eurogol, 44esimo del primo tempo, uno dei tuoi colpi, ci avevi provato e ti era andato bene a Gubbio, anche nella gara di Pisa l'altro anno, insomma questi sono i colpi di Luca Clemenza. Ma ripeto, sono contento per il gol, sono contento per il tiro che appena mi è arrivata la palla, ho visto lo spazio, ho provato appunto la conclusione, ma più per questo gol sono contento per i tre punti che siamo riusciti a portare a casa, che abbiamo lottato e appunto siamo riusciti a tornare alla vittoria. Una partita, Luca, che fino all'ottantesimo avevate in chiaro controllo, poi questo gol della formazione di casa a 10 minuti dalla fine vi ha fatto venire insomma un po' di paura, un po' di timore nel finale. Sì, il gol preso nel finale, sì, c'è stata una disattenzione e abbiamo preso questa ripartenza e questo gol appunto, però devo dire che comunque sia tutte le partite sono difficili, bisogna lottare tutte fino all'ultimo secondo, però devo dire che primo tempo abbiamo giocato molto molto bene, abbiamo messo sotto l'avversario. Secondo tempo ci può stare un calo, dove siamo stati comunque bravi a tenere la partita e a portare a casa il risultato fino alla fine. Ne parlavamo anche con Auteri in conferenza stampa, oggi per certi versi si è rivisto un po' il Pescara delle prime giornate, avete costruito di più, avete avuto delle occasioni, avete anche sciupato. Insomma, è questa la strada giusta per risalire la classifica? Beh, penso proprio di sì, perché aver portato a casa la vittoria, essere riusciti comunque a creare tanto, ad andare alla conclusione, a creare tantissime palle gol, ad essere in partita sempre, è una cosa molto importante sia per il morale e sia per la squadra, per uscire da questo momento un po' no, ma devo dire che oggi ci siamo riusciti alla grande. La di oggi può essere anche la giornata della riconquista di una maglia da titolare di Luca Clemenza nel Pescara? Ma io provo a dare tutto durante tutte le partite, che sia che entro dalla panchina sia che gioco dall'inizio, non è importante. È importante che quando entro in campo aiuto la squadra, aiuto i miei compagni e riusciamo a portare a casa la vittoria. Qualche occasione però quest'anno Auteri ti ha tirato un po' le orecchie, ha detto ho visto meno bene Clemenza in allenamento, ho visto meglio Clemenza in altri periodi. Ha ragione Auteri? Sì, ha ragione il mister, ha ragione. C'è stato un momento in cui diciamo ero calato un po' fisicamente, però adesso anche negli allenamenti, in tutte le situazioni sto ritrovando alla grande, anche oggi stavo molto bene e sono contento di questo. Per chiudere Luca, da una Toscana all'altra, domenica all'Adriatico arriva la Pistoiese ed obbligo tornare alla vittoria anche allo Stadio Adriatico. Certo, assolutamente, i tre punti sono sempre la cosa più importante e continuare su, dopo questa vittoria, continuare a mettere via un'altra vittoria sarebbe importantissimo.